L'arena dei robot. Oh, fantastico, Robot Wars. Voi lo guardavate, Robot Wars? Io su Italia 1 mi ci spaccavo da piccolo. Oh, ma guarda, di nuovo nella foresta. Però ora siamo più in forma e abbiamo la tuta rossa. Questo suono sembra così familiare. L'Omnidroide è tornato di nuovo in azione, eh? Ma dai, sei tornato in forma e hai già il fiatone. Ma perché non si Da posso questa disa... parte! Da questa parte! Allora, Fa male, da questa parte! partiamo da un presupposto. Che il controller è una merda. Partiamo da questo. Ma a parte questo, questi resistono a un pugno mio. Sti tizi resistono a un mio super cazzotto intero, eh. Ma posso prenderli? Non mi ricordo. Solo quando sono a terra. Non lo vedo. È imboscato nelle frasche. Ma dai! Sto controller! Dio mio! Devo comprarne un altro. Perché non è mai facile? Qui ce n'è una! Allora, facciamo così prima di tutto. Proprio quello che mi Dov'è? serve. No, troppo in alto. Allora, aspetta. Perché gridi robe a caso? Madonna mia, che dolore. E via la porta magnetica. Ah no, ne abbiamo due. Ecco fatto. C'è qualcosa di nascosto qui? Magari dentro gli ascensori? Ah, non sono Ma neanche perché ci ascensori vado? questi. Erano anni che non mi divertivo tanto. Lo so. Erano anni che non eri in forma neanche. Perfetto. Posso romperli sti tubi? Sì, posso romperli. Ho avuto un attimo di delusione nel non poterlo fare, lo ammetto. Andiamo anche dall'altra parte. Ci sono altri computer da poter rompere. Però nessun nemico a questo giro, peccato. E visto che sono anche una persona abbastanza antipatica, vi rompo tutti quanti i computer. Ecco fatto, ora mi sento meglio con me stesso. E posso prendere la sedia. Scusami, da dove sono usciti questi? Ah, e dai, troppo lontano. spero tu ti sia fatto male. Anche tu. Da dove sono usciti questi, scusa? Li avevo uccisi tutti? No, ti prego. Non dirmi... No, dai. La parte con il coso volante, no, ti prego. Già è fatta male. Io non capisco se li sto effettivamente danneggiando o meno. Ah, ma io posso pilotare. No, aspetta, non capisco se è autopilotato o meno. Non riesco a capire se il giro lo sta facendo da solo oppure lo sto guidando io. Quella torre comunque l'abbiamo quasi distrutta, dai, almeno questo. Non riesco veramente a capire se gli stiamo, se le stiamo danneggiando o no, ti giuro. Più che altro non è specificato se devo colpire solo la parte sopra o anche quella sotto, va bene. Forse è ora di andare in pensione. Forse è ora di fare un gioco decente con dei comandi che si capiscono. Credo che questa parte sia solo un continuo ritry finché non le distruggi tutte e basta. Vi giuro che sta parte la sto detestando veramente troppo. E non l'abbiamo neanche iniziata in pratica. Siamo solo all'inizio e già la odio. Crepate un po' tutti, dai.
Fatemi sto piacere, per favore. Ecco fatto, un po' di sti aeroplanini merdosi distrutti. Che poi veramente hanno dei pattern di movimento imprevedibili, ma a dir poco io non riesco a capire come e quando colpirli, ti giuro. Però per adesso forse... forse adesso è la volta buona? Speriamo. Sta diventando... A chi lo dici che sta diventando ridicolo? Madonna mia. Madonna mia. Quanti danni! Quanti! Dio mio! Dai che ce ne manca una! Fosse facile non saremmo qui a fare try su retry su retry. Oh, finalmente! Santo cielo! Ecco fatto! Un bel po' di cadaveri in meno. Io devo entrare qua? Sì, perfetto. Sono sicuro che la parte che abbiamo appena lasciata sarà full of segreti. Però con tutti quei colpi che stavano sparando, magari vorrei anche evitare di crepare. Tipo, questo muro si può rompere? Ovviamente si può rompere. C'è un segreto, una cura e una carica per gli attacchi. Ecco qua, bello pieno noi, fiero proprio. Dici che posso risalire? Non con una cassa in mano. Va bene, voglio vedere se c'era qualcosa. Non abbiamo lasciato nulla, vero? No, non posso neanche salire sulla scala. Fantastico, allora si va. E allora proseguiamo. Quella sembra una Pokéball, tra l'altro. È la texture di una Pokéball. Dici che se lo rompo rimane aperto? Non lo so. Però, visto che mi stanno antipatici... Porca... Voglio romperlo, ecco. Allora, 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, vai. 1, 2... Oh, cosa fai? 1, 2, 3... E... Vai. Ok, questi risalgono. 1, 2, 3, vai. Perfetto. Non è stato difficile, anzi. Questa parte è stata easy. Ehi, vieni qui. Ma dai, che palle, madonna mia. Ah, va bene. Non posso prenderlo, va bene. Sì! Dio mio, che dolore. Sono anche morti uno, aspetta. Ma perché ci provano? Non so come si siano rotti. Giusto, giusto. Però... ah, ma si rompono queste. Ah, fanculo. Pensavo che erano non ti dico indistruttibili, però pensavo non si rompessero. Pensavo fossero parte dell'arredamento. Aspetta che... ecco qua. Muori? Perfetto, prendiamo uno di questi. Dove sei? Dio mio, che dolore deve essere ricevere uno di quelli in faccia. Ho lasciato per caso niente dietro? Sembrerebbe di no. Però ora possiamo proseguire. Ecco fatto. La cura per adesso non la prendo. 2, 3, vai. Aspetta, 1, 2, 3, vai, perfetto. Perché non è mai facile? Perché fosse facile non saremmo qua a discuterne. No, dove vai? Ok. Come sempre ti distruggo i computer perché sono una persona veramente antipatica. Ecco fatto. Abbiamo un passaggio. Dio mio. Sì! Che sta succedendo? E una roba ho fatto. Cosa devo... dove devo andare? Ah, di qua, perfetto. Allora, aspetta. C'è, non lo so, qualcosa qui che io possa prendere? No, peccato, sarebbe stato bello. Vediamo. Ecco fatto. E ora dall'altra parte, oddio. Per fortuna checkpoint. È inciampato ed è morto. Penso che in realtà quello che è successo è che qualcuno gli ha sparato dietro. Sì, vai.
Solo che io non l'ho visto. Oh, calmo. Ecco fatto. Dai, prova a saltarmi di nuovo. Ah, ho capito dove siamo. Sono le torri che abbiamo distrutto. Stavo dicendo, ho capito dove siamo. Allora, aspetta. Ah. Ah, beh, posso distruggerlo. Perfetto. Vediamo se... Ah, aspetta, ma... È uno shortcut questo. O meglio... Non so che cosa dovrebbe shortcuttare questa parte, ma... Siamo ritornati all'inizio. Cioè, nel senso... Perché io dovrei tornare qua? Boh. Level design, signori. Proseguiamo. Solo che vorrei prendere una cesta per lanciargliela in faccia, sti tizi. Sta diventando... Solo che non riesco a prendere perché le distruggo prima ancora di prenderle. Dai, salta fuori. Tanto lo so che adesso ne salta fuori. Ecco, Dio mio. Ti ho preso io, altro che... Brutto scemo. Adesso anche dall'altra parte ne apparirà un altro. Quanto ci fai? Guardalo. Guardalo che arriva. No, strano. E io intanto... Ma perché ci provano? Ecco fatto. Non so se questa sia la via giusta o andare di sopra lo è. No, di qua era l'altro shortcut. Ma per... Non... Boh, vabbè, a sto punto. Che me lo chiedo a fare? Va bene così. Boh, magari... No, non credo, perché non c'è modo di arrivare da questa parte senza farti la parte con l'aeroplanino. Non potete, cioè, neanche puoi, ragazzi, dire gli lanci un oggetto e ti fai lo shortcut. Ecco, fatto, via. Dio mio, bombardamenti. Ma perché ci provo? È arrivato Majin Buu che tira i raggi della morte dall'alto del cielo. Eccoci qua. Quella capsula per distruggere il carro armato. Quali bombe? Ok, non mi posso avvicinare. Devo quindi dedurre che le bombe mi arriveranno dall'alto del cielo. Aia! Ok, allora, avvicinarsi non è proprio l'opzione, purtroppo. E per distruggerlo dobbiamo lanciargli delle bombe. E le suddette bombe dove stanno? Sta diventando ridicolo. Ma porca miseria, sto lanciafiamme delle balle. Dove sono ste bombe? Scusami. Ah, guarda. Oh, finalmente. Sembra utile. Beccatela, stronzo. E io ho bisogno di cure, eh. Potete scappare, ragazzi. Io tutta la prima parte l'ho cercata. Sono messo a cercare le bombe. Scusami. Sta diventando ridicolo. Dai. Raggio della morte. E lanciami la bomba. Oh sì. Ok, io devo allontanarmi un attimo da qua. Spero di riuscire a sopravvivere. Giusto per aspettare la prossima bomba. No, e dai, non ti avvicinare. Mi sono appena allontanato io. Non potete scappare, ragazzi. Ok. Dai. Raggio della morte. No, perché mi sono mosso? Se rimanevo in quell'angolino, se rimanevo in quel cazzo di angolino, ero salvo. Devo rifarmi tutto da qua. Va bene, rieccoci qui dal carro armato. Stavolta quella cura la lasciamo lì e facciamo fare tutto a lui. Ora ci spara. Ecco fatto. Poi si avvicina, fa il lanciafiamme. Uno. Ma perché ci provano? Due. Ecco fatto. E basta. Ora raggio della morte. Dead beam. Ok,
Cazzo, se evitavo quel colpo era già finita ora. Sembra utile. Se avessi evitato quel maledetto colpo esplosivo, adesso eravamo già a festeggiare con un bicchiere di champagne in mano. Porca di quella miseria. Ora, uno. Aia. Non è mai facile. Due. E tre, no, perché non lo fa. Quindi ora lancia il raggio della morte. Dead beam. Pum. Ora mi lanci la granata, per favore. Oddio, stavo... mi stavo avvicinando che era ancora rossa. E sappiamo tutti cosa succede se ti avvicini quando è rossa, ovvero esplode. Ora fai il lanciafiamme. Pensavo di avere ancora tempo per muovermi. Ok, aspetta che lo prendo giusto per sicurezza. Poi raggio della morte. E la granata. Lanciala qua per favore. Non potete scappare, ragazzi. Pipipi. Sembra promettente. Oh, finalmente. Santo cielo. Dove devo andare? Di qua, per fortuna. Dimmi che è finita, ti prego. Oh, grazie. 1616 calorie. Minchia. Precisi, precisi, eh.